Come promesso da Daniele Nardello, ecco i nostri due cinesi, Davide Vittoria che per il primo anno nella squadra della Futon presso Giannetti. Davide Vittoria, tu hai già corso questa stagione, raccontaci un pochino cosa hai raccolto finora. Ma ho corso parecchio quest'anno, ho cominciato dall'Australia, ho fatto Mallorca e Algarve, quindi ho già diversi giorni di corse sulle gambe. Fino adesso sono soddisfatto, abbiamo fatto un buon lavoro di squadra, abbiamo avuto un paio di compagni che avevano una grande condizione e li ho aiutati a cercare di fare il risultato e devo dire che la squadra sta andando veramente bene con due successi e abbiamo rischiato di vincere altrettante tappe. Io settimana scorsa sono stato ripreso a 100 metri dall'arrivo in Algarve. È stata una giornata dura, ci ho provato, quindi vuol dire che la condizione non è male. Ecco Davide, secondo me quei 100 metri che ti sono mancati li avrai oggi, questo mi ha detto il tuo direttore sportivo prima. Speriamo, vediamo, ho avuto una settimana un pochettino tribolata per un piccolo problema alla gamba, alla schiena e non sono riuscito a arrivare come volevo io, però sicuramente ce lo metterò con la testa, con la motivazione di correre in casa e speriamo di essere protagonisti. David, un saluto alla tua società nell'attività giovanile del Velo Club Locarno. Sì, un saluto e a loro va il mio ringraziamento perché se sono qua oggi è sicuramente grazie al loro sostegno, grazie a persone che mi hanno dedicato il loro tempo libero quando ero giovane, quindi devo veramente ringraziarli e gli saluto. Spero che siano qua in parecchi a vederli. Grazie David, anche a te. E il secondo ticinese, Noè Giannetti, prima stagione fra i professionisti, figlio di Mauro Giannetti. Noè, come la mettiamo oggi? Cosa ci racconti di questo esordio nei professionisti? Ma io sono motivatissimo, il tempo non è il mio preferito, però vabbè, la gamba più o meno ce l'ho visto ieri e speriamo di fare qualcosa di buono anche oggi, dai. Noè, ma senti, quando tu ti alleni, perché io ti vedo ogni tanto sulla strada, l'unica roba è che vedo sempre papà Mauro davanti e Noè dietro, è così? Papà Mauro si allena ancora molto con me e non va piano, ogni tanto ormai lo devo lasciare davanti, sennò poi scatta sempre e non ci si allena più, si va sempre a tutta e non è bello. Senti, il tuo pubblico oggi qui a Lugano ti attende insomma a un certo livello, cosa dobbiamo dirgli? Io farò di tutto per farli esaltare, poi si vedrà. Now what's the meaning of the line? Tell me. Well, it's like dreaming of your goals, ambitions. I'm feeling free, I'm on this mission to achieve what? What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Satisfaction become a shining example. A test is a sample of a new race that has ample supply of positivity. You mean flow? Well, like electricity. So you see a clear way with no ambiguity. Don't you know? You know and implement your ideas, your notions. Put them in motion like the words we funky dreads have spoken to you. So listen up loud and clear. This is a word you must be aware of. What you gonna do, put it in your life too. Now that's the meaning of the line. Mom.
work it out yourself. Yeah, be selective, be objective, be an asset to the collective. Cause you know you gotta get a life.